Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books. Io sono Tiffany e oggi facciamo un unboxing, visto che è passato un po' di tempo dagli ultimi unboxing sul canale, ma stiamo parlando di un oggetto super magico, ovvero la Fairy Loot. E come potete vedere, questa è la Fairy Loot, non so se la conoscete, ma è una box mensile. Io sono iscritta a Fairy Loot veramente da tantissimo tempo e da un paio di mesi sono anche una rep, ve lo premetto giusto perché nel senso non sono pagata assolutamente per farvelo vedere, ma visto che ha sempre cose meravigliose, penso proprio sia il caso di aprirla insieme e vedere cosa ci hanno riservato questo mese. E ovviamente io la sto aprendo insieme a voi, nel senso che l'unica cosa che ho fatto è stata tagliare lo scotch, quindi non ho idea di che cosa ci sia dentro. Direi che bando alle ciance, andiamo ad aprirla. Praticamente quando voi aprite la Fairy Loot, se io non faccio danni, questa è la situazione all'interno, ovvero si vede sempre la card del mese. In questo caso il tema è Rebels and Ballgowns, ovvero ribelli e abiti da ballo, e io non leggerò cosa c'è scritto dietro alla card perché dietro la card ci sono riepilogato tutto quello che troverete dentro la scatola, ma visto che io lo voglio scoprire e non leggerlo, io questa l'appoggio intanto con questa bellissima illustrazione come tutti i mesi e inizio a scovare, già vedo cose. Se non ribalto tutta la libreria, questa è la situazione all'interno, quindi c'è sempre la carta tutta ritagliata e poi si intravede già qualcosa. Parto dal primo oggetto che vedo, poi dopo di fianco ve li inquadrerò e vedrete anche lo zoom, giusto per intenderci, l'appoggio anche. Il primo oggetto che vedo e che trovo è una candela, tra l'altro ho appena visto cosa c'è sopra. E si chiama Corvere Little Crow, quindi è sicuramente ispirata a Mia di Never Night di J. Christoph. Ed effettivamente qua c'è proprio la figura di Mia mascherata. E la apro. Sa di tipo bubblegum, sa di qualcosa di molto dolce. Forse non è l'idea che ho a livello di profumo di Mia. Però l'etichetta è veramente carina, non si legge benissimo, credo che sia un'esclusiva di Fairy Loot in questo caso. Sa di strawberry e pepper, quindi sa di fragole e pepe. In realtà si sente molto forte la fragola, il pepe proprio un pizzichino. Comunque questa era la prima cosa che vedo. Poi ravano e trovo una scatolina. Sono molto curiosa. La scatolina ovviamente ha il logo di Fairy Loot, tra l'altro bellissimo perché è a secco con l'argento. A secco con l'argento vuol dire che è una tecnica di stampa. E c'è questo gioiellino con una maschera. Adesso vediamo se è un braccialetto, una collana. No, è una collana con a forma di maschera. È super super carina, a parte che ha i brillantini. Io non amo i brillantini. Se non si fosse capito, però è molto carina la forma, quindi adesso la rimetto all'interno senza fare danni. Ravanando, oddio, ravanando, tiro fuori questa cosa enorme che è sicuramente un copricuscino e dice: Your future can be whatever you wish. We all have the power to choose our own destiny. Una citazione dal mio libro preferito, ovvero Caraval di Stephanie Garber. No, in realtà il cuscino è veramente molto bello, anche la frase di per sé è molto carina. Ha delle rose, delle carte. Insomma, è un bellissimo oggetto. Vado avanti e estraggo queste due cose. Partiamo da queste, non le ho ancora guardate proprio. Allora, questi sono dei magnetic bookmarks, ovvero dei segnalibri magnetici a tema Shatter Me. Insomma, questa è proprio la mia box. E raffigurano i tre personaggi che sono sicuramente Warner, Juliet e Adam. Nell'altro invece c'è un patch, ovvero un iron patch, una cosa che si può attaccare ai vestiti in tessuto, è come se fosse una toppa. Ecco, toppa in italiano, ok?
trasferibile con il ferro da stiro. È This election, iron unpatched, it's always the fear of looking stupid that stops you from being awesome. Devo dire che not bad come quote, è veramente molto carina. Anche se viene da The Selection, la quote è super carina. Poi estraggo queste altre due cose che sono The Sea Witch, praticamente è un leaflet, un piccolo leaflet dove c'è il poster di The Sea Witch e credo i primi capitoli o qualche cosa che spiega la nuova uscita. Io in realtà questo libro ce l'ho in anteprima da un sacco di mesi ma non l'ho ancora mai letto. Magari, non lo so, mi leggiucchio questo a vedere se mi invoglia a cominciarlo. Perché in teoria è un retelling della Sirenetta. Quindi potrebbe interessarmi come essere un po' una fregatura. In ogni caso lo scopriremo insieme. E poi c'è questo che è veramente l'oggetto più carino di questa box fino adesso, a mani basse, che è Reading Journal. Ovvero è un diario mese per mese, che parte però dal mese di luglio, ovviamente, e dove riepilogare tutte le nostre letture. E è molto carino perché comunque ci sono pagine dove si fa il punto dei libri. Mi sembra forse davvero questo è l'oggetto più carino che c'era all'interno di questa box, sicuramente il più utile per un lettore. Bene, direi che siamo quasi arrivati alla fine, perché ora rimane proprio, se non ho fatto danni, l'ultimissima parte, ovvero il libro. Prima del libro però estraggo le cose a corredo. C'è questa bellissima illustrazione con la lettera dell'autrice, che dopo capiremo e ricongiungeremo un po' i punti. C'è il Fairy Scoop, ovvero ogni mese c'è un piccolo inserto dove c'è l'intervista all'autrice del libro, più qualche contenuto extra e qualche informazione generica. C'è sempre un segnalibro con l'illustrazione tematica e poi c'è questo che è il Reading Buddy. Praticamente Fairyloot attribuisce ad ogni utente un codice che corrisponde solamente a un altro codice, quindi se lo trovate, se trovate chi è il proprietario dell'altro codice, potete leggere il libro insieme. È sempre una cosa molto carina, che però io ammetto di non avere mai fatto. Poi ci sono altre cose prima di arrivare, c'è questa... Ok, mi sono appena spoilerata il libro. Fire breathe, water burn, stars lit the way your sister is here. C'è questa immagine con una quote, la firma dell'autrice, ma finalmente arriviamo al libro. Il libro di questo mese è Grace and Fury di Tracy Bunghart. Not all prisons have bars. Allora, io non sapevo nulla, non ho neanche idea, però l'edizione è veramente molto carina. Ve lo faccio vedere, quindi insomma magari adesso mi leggo tutta la sinossi, mi leggo qualche info sul libro e magari inizierò a leggere anche questo. Devo dire che Fairyloot l'anno scorso mi ha regalato moltissime letture validissime e molto interessanti. Non è sempre ovviamente top, ci sta, che perché penso sia normale che ci siano mesi in cui ti cattura proprio tanto il libro che trovi, altri mesi dove magari non ti piace, come per il fandom. Devo dire che Fairyloot è imbattibile per quanto riguarda la diversità dei materiali che inserisce nelle sue box, che la cura nei dettagli, nelle cose che compongono ogni box, perché spesso vedo la cosa che mi piace di Fairyloot è che ci sono proprio degli oggetti che si possono utilizzare quotidianamente, che non sono solo stampe e pezzi di carta, ma anzi, come avete visto questo, anche in questa box c'è un copricuscino che si può utilizzare in casa, una collanina che è praticissima, chiaramente, il journal che è super comodo. Nei mesi scorsi c'erano delle coppe, delle coffee cups, ci sono delle cose come il cioccolato, il caffè, spesso si trovano anche utensili per la cucina che secondo me sono super carini perché non riguardano solo il momento della lettura ma portano la lettura anche negli altri momenti. Insomma, questo è il motivo per cui a me piace Fairyloot e per il quale continuerò a essere ovviamente subscribed, quindi continuerò a essere iscritta e a comprare la box, perché secondo me sono davvero forse i soldi meglio spesi tra le varie box disponibili attualmente.
Tra le altre cose, vi dico anche questo giusto come informazione che può esservi utile, se per caso voi state puntando Fairyloot per i prossimi mesi, vi consiglio di fare l'abbonamento di almeno 3 mesi, anche solo per testare, e potete usare il mio codice FICTION5 che vi dà la possibilità di ricevere un piccolo sconto, che non è male sicuramente. E niente, io ho altre informazioni che vi posso dire. Fairyloot costa circa una quarantina d'euro. Dal momento della spedizione arrivi in Italia in circa una settimana, a volte proprio nel limite 10 giorni. Io devo dire che ha forse uno dei servizi clienti top per quanto riguarda queste cose, perché se c'è un problema cercano di venire incontro a chi ha acquistato la box, cercano di risolvere, cercano di rintracciare i pacchi, sono veramente sempre molto molto efficienti. E niente, direi che abbiamo aperto insieme, spero che questo unboxing vi sia piaciuto e che vi abbia divertito. E che niente, ci siano cose che potrebbero piacere anche a voi. Io ripeto, secondo me il journal diventerà una delle mie cose preferite. Fatemi sapere se tra queste cose c'è qualcosa che invece è piaciuto moltissimo a voi. Io spero che anche questo sia un video che vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia per almeno un po'. Direi che per tutto ci vediamo al prossimo video. Ciao!